Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di moda sostenibile, sapete che è un argomento a cui tengo molto, che mi piace molto discutere qui sul canale e trovate altri video riguardo nella mia playlist sulla moda sostenibile, quindi ve la lascio nell'info box e nella i di informazioni, andate a recuperare tutti i video che ho fatto sull'argomento se vi interessano. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, se siete capitati su questo video per caso oppure se ancora non vi siete iscritti mi raccomando rimediate subito, mi piace molto parlare di argomenti del genere, quindi troverete un sacco di video al riguardo in futuro. Nel video di oggi parliamo di brand di lusso e in particolare ci poniamo questa domanda: sono davvero sostenibili quei brand come ad esempio Gucci, Dolce Gabbana, Prada, che producono abbigliamenti e accessori a dei prezzi assolutamente assurdi? Chiunque di noi potrebbe pensare che questi brand hanno una ricerca del materiale, hanno una qualità superiore, tutto ciò giustifica il prezzo assolutamente inaccessibile da molti di noi. Beh, purtroppo in realtà non è proprio così, quindi essere un brand di lusso high-end non è sinonimo di sostenibilità, nonostante i prezzi super elevati. E quindi nel video di oggi volevo un po' approfondire il tema di sostenibilità e brand di lusso. E inizierei appunto proprio dai materiali. Ovviamente questi brand utilizzano spesso materiali non sostenibili in assoluto, quindi i materiali meno sostenibili secondo me sono quelli di origine animale, e si sa che molte di queste borse di marca costosissime sono realizzate in pelle di animale, e molti brand ancora purtroppo propongono sulle passerelle le pellicce vere. E questi materiali sono assolutamente meno sostenibili, ovviamente per una ragione etica, cioè la sofferenza degli animali dietro. Purtroppo molti nemmeno ci pensano, ma dietro a una borsetta di pelle di Chanel, di Gucci, non lo so, c'è dietro la morte di un animale. Quindi io ancora non riesco ad accettare che ci siano persone che possano indossare la pelle di un animale morto con tanta disinvoltura, quindi come se nulla fosse. Purtroppo però è prassi comune negli accessori di lusso, si pensa alla pelle vera come sinonimo di qualità, secondo me è sinonimo di sofferenza e di violenza ingiustificata nei confronti di animali che purtroppo non hanno voce e non possono difendersi da sé. Quindi questo è il primo punto che secondo me già dovrebbe far riflettere, ma non è solo lì che si ferma la questione. Purtroppo questi brand non sono etici nemmeno nei confronti dei propri lavoratori, nonostante i prezzi folli dei loro vestiti, dei loro capi e dei loro accessori. E qui mi ricollego ad un documentario che ho visto recentemente che parla appunto del mondo della moda di lusso e di cosa c'è dietro. E ci si concentra proprio sulla produzione di questi due materiali che ho appena detto, la pelle e le pellicce, e da dove in realtà vengano tutti i pellami che utilizzano questi brand appunto per i loro accessori, le proprie borse, cinture, scarpe, che tutti conosciamo, insomma. Mi ha molto colpito questo documentario, vi consiglio di vederlo, ovviamente vi lascio tutti i riferimenti e le fonti giù nell'info box, andate a controllare, perché appunto mostra dove sono i produttori di pellame che utilizzano molte delle case di moda più conosciute. E queste concerie di pelle si trovano tutte in prevalenza in Italia, in Toscana precisamente. Fin qui niente da dire, uno pensa al made in Italy, pensa alla qualità, pensa alla manodopera non sottopagata, si spera, ma purtroppo non è assolutamente così. Questo perché in queste concerie lavorano principalmente extracomunitari, sottopagati, in nero, trattati in condizioni disumane. Ci troviamo in Italia, questa cosa è veramente sorprendente, è paragonabile a quello che succede purtroppo in Italia questa cosa è veramente sconvolgente. Vi consiglio di vedere quel documentario perché spiega molto bene ed è triste vedere come questo trattamento sia riservato soprattutto a purtroppo ai lavoratori immigrati. E c'è anche un dato sugli incidenti sul lavoro che riguardano gli immigrati che lavorano appunto in queste concerie italiane, che sono superiori rispetto a quelle dei italiani. Questo perché vengono fatti lavorare ad un ritmo insostenibile, quindi i macchinari non sono messi in sicurezza, non vengono nemmeno fornite le basi della sicurezza, ad esempio i guanti per trattare dei materiali chimici abbastanza tossici con cui vengono trattati i pellami. Nel documentario però si parla anche del tema delle pellicce e mostra come molte delle pellicce che ancora oggi purtroppo vengono proposte da molti brand di lusso provengono in realtà dalla Cina, e si sa che le leggi sugli animali in Cina sono praticamente inesistenti. E
sostenibile. Per il fatto della durata e che non vengano buttati via così tanti vestiti come nella moda fast fashion, questa è l'unica componente più sostenibile che possiamo concedergli, ma purtroppo non è abbastanza, non è assolutamente abbastanza. E purtroppo questi brand di lusso hanno anche una segretezza, sono chiusi dentro una specie di fortezza, nessuno può vedere all'interno, la produzione non viene mai spiegata in realtà, non vengono mai esplicati chi sono i reali fornitori, non si riesce davvero a seguire la reale produzione, tutta la produzione di questi marchi, e questa cosa già dovrebbe far pensare. E inoltre c'è anche una componente sociale che mi fa un po' storcere il naso, del fatto che il valore di questi oggetti, di queste borse, non è reale. Insomma, ci sono borse che costano anche 20.000 euro, costano quanto una macchina, cioè è davvero eccessivo secondo me. Quando uno acquista un bene del genere, una borsa firmata eccetera, non sta comprando il reale valore, sta comprando in realtà uno status symbol, sta comprando un sentirsi superiori agli altri e una soddisfazione personale dell'ego. Trovo la cosa un pochino immorale, non mi piace molto comprare un qualcosa che in realtà ti dà solo la soddisfazione di sentirti superiore, di sentirti in capacità di poterti permettere una cosa che molti non si possono permettere, quindi un senso in poche parole di superiorità, e questa cosa già non mi piace di per sé. E adesso vorrei parlare anche di un altro lato negativo: proprio per sentirsi arrivati, per poter avere quello status symbol di superiorità, molti che non possono permettersi la reale borsa ripiegano sul mercato del falso, del contraffatto, e questo secondo me è ancora più grave, perché per quanto concerne il mercato del falso, del contraffatto, c'è l'assoluta certezza che questi capi siano stati realizzati in maniera poco sostenibile, con materiali addirittura peggiori, tossici, e non si sa quanto, perché non ci sono assolutamente controlli sulla produzione di articoli contraffatti. Quindi io assolutamente vi sconsiglio, so che chi vede i miei video non fa certe cose, ma oltre ad essere fuori legge, quindi di essere una pratica assolutamente illegale, non acquistate questi capi, perché potrebbero fare male anche alla vostra salute e assolutamente non sono sostenibili al 100%, e non è etico copiare anche il lavoro altrui, perché comunque, nonostante i lati negativi dietro ad un brand di moda di lusso, c'è un lavoro di design pensato, quindi rubare il design altrui non è assolutamente una bella cosa. Quindi c'è proprio anche questo altro lato della medaglia di questo status symbol che si crea dai brand di lusso, che crea un mercato parallelo anch'esso totalmente poco sostenibile, quindi c'è anche da riflettere su questa cosa. Detto questo, però, come sapete, a me piace finire i video su una nota positiva, dopo avervi raccontato una serie di cose che fanno anche accapponare la pelle. Volevo menzionarvi i passi avanti che si stanno facendo. Molti brand non utilizzano ovviamente più pelliccia, secondo me la pelliccia è molto obsoleta, quindi spero che il più possibile che molti, anzi tutti i brand, ne rinuncino, e molti stanno rinunciando anche alla pelle, quindi sono molto contenta di questo. E vorrei menzionare anche il brand Stella McCartney, che sapete che è un brand di lusso, ma che da sempre ha utilizzato soltanto materiali non derivanti da animali, quindi hanno sempre cercato di utilizzare materiali sostenibili e di non utilizzare materiali animali nelle loro collezioni. Quindi volevo assolutamente menzionarvi Stella McCartney come esempio di moda di lusso sostenibile, è possibile farlo. Se vi piace assolutamente la borsa di Louis Vuitton, di Gucci eccetera, e volete comprarla, come vi ho detto, non compratela falsa, prima cosa, non compratela contraffatta, ma potete invece investire i vostri soldi nell'acquistare quella borsa usata. Ci sono un sacco di persone che comprano le borse di lusso e poi le rivendono, e ci sono un sacco di piattaforme di prodotti high end, quindi moda di lusso, però venduta usata, quindi potete ricorrere a quello. Come sempre, comprare second hand è la cosa migliore in assoluto, anche per quanto riguarda oggetti di pelle e oggetti di lusso che non sono sostenibili. Questo perché il prodotto è già stato realizzato, non c'è uno spreco di altre risorse, non si prevede l'uccisione di un nuovo animale, anzi, magari comprare le cose usate può salvarle dalla discarica, anche se ovviamente le borse di lusso non finiranno mai in discarica. Secondo me questo è il lato positivo della moda di lusso, come vi ho detto prima. E niente, questo video finisce qui, spero che sia stato interessante, a me piace sempre fare informazione su questi temi, ci tengo veramente molto che questi messaggi vengano trasmessi a più persone possibile, quindi se vi è piaciuto il video condividetelo. Io vi saluto, grazie mille per aver visto anche questo video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!